degli arresti nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati in comune a Pescara. Le quattro persone potrebbero essere scarcerate nelle prossime ore. La Procura infatti ha espresso parere favorevole sulla concessione degli arresti domiciliari. Ma su questa vicenda e anche su qualche altro aggiornamento lo vedo già collegato per noi e per voi Luca Pompei, che saluto. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Paolo, sì, sul fronte giudiziario c'è attesa per le notifiche che dovrebbero giungere dal Tribunale per l'attenuamento delle misure cautelari a carico dei quattro arrestati nell'ambito dell'operazione La Tana delle Tigri. Questo perché dopo il parere favorevole, come dicevi giustamente tu, della Procura, perché sostanzialmente Fabrizio Trisi, il dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pescara, si è dimesso, è stato sostituito, quindi non c'è più pericolo di inquinamento delle prove. Si è dimesso anche l'imprenditore Vincenzo De Leonibus da amministratore delegato della ditta edile. E poi per quanto riguarda i due spacciatori, Pino Mauro Marco Aurelio e Vincenzo Ciarelli, il primo ha parzialmente ammesso la cessione di sostanze stupefacenti e il secondo comunque ha mostrato spirito collaborativo con la Procura. Quindi alla luce di questi elementi e questi dati tecnici non ci sono più i presupposti per proseguire la detenzione in carcere e quindi si attende la notifica del Tribunale che ad oggi, a questo momento, non è ancora arrivata, potrebbe arrivare nelle prossime ore, quindi domiciliari per tutti e quattro. Però c'è un'altra novità, Paolo, abbastanza interessante, è giunta notizia nella tarda mattinata, già l'abbiamo pubblicata sul sito, l'annuncio di un codice etico applicato a tutti i dipendenti comunali deciso dal sindaco Carlo Masci. E in sostanza, così come accade già da tempo per gli agenti della polizia locale, anche i dipendenti del comune di Pescara saranno chiamati ad effettuare un test antidroga. Si tratta di un test a base volontaria, quindi se qualcuno non vuole sottoporsi a questo test è libero di non farlo, ma è comunque un provvedimento consigliato a tutti i dipendenti del comune. Questo ancora per far ancora più luce e chiarezza su quanto avviene all'interno degli uffici comunali, alla luce anche delle misure annunciate ieri di riorganizzazione dell'attività comunale dopo il terremoto giudiziario del settore lavori pubblici annunciato dal sindaco Masci attraverso un comitato strategico composto da altri dirigenti del comune di Pescara. Ed è tutto a te Paolo.